Benvenuti a Studenti al Lavoro. In questa puntata parleremo del corso di tatuaggio e piercing e lo faremo insieme al professor Bonacci e al professor Moda dell'Istituto Enrico Fermi di Perugia. Il corso si svolge nella durata di 25 ore e prevede sia una parte teorica che una parte pratica. Nella parte teorica vengono affrontate la storia del tatuaggio, viene affrontata la storia del tatuaggio e le implicazioni che il tatuaggio ha a livello sociale e anche antropologico. Quindi si parte da 6.000 anni fa, perché il tatuaggio si perde nella notte dei tempi. E le prime testimonianze di corpi tatuati provengono dall'antichità, e si parla più di 6-7.000 anni fa, fino a passare fino ai giorni nostri, in cui il tatuaggio è ormai diventata una moda. E viene praticata quest'arte dai professionisti che sono tatuatori che operano in situazioni igienico-sanitarie a norma di legge e in luoghi anche questi deputati alla pratica del tatuaggio e certificati dalla ASL regionale e locale. Quindi, oltre alla teoria sulla teoria e storia del tatuaggio, viene affrontata anche la pratica, che parte dalla preparazione del banco con le norme igienico-sanitarie da adottare per evitare la contaminazione crociata, e fino alla pratica vera e propria, che però viene effettuata su pelle artificiale, quindi su gomma, e con macchinette e macchinari professionali che vengono prestati agli studenti per praticare, provare almeno inizialmente a segnare questa pelle artificiale. Poi in futuro lo studente dovrà entrare in uno studio professionale e fare, diciamo, quel percorso che tutti i tatuatori fanno per poter arrivare alla qualità, a un prodotto finale che sia veramente accettabile e di qualità. E alla fine del corso lo studente deve poter essere in grado comunque di preparare un banco per l'esecuzione del tatuaggio, di essere in grado di affrontare le relazioni con il cliente e di seguire diciamo il cliente in tutte le fasi del lavoro, eseguire un tatuaggio, diciamo, di piccole dimensioni, almeno nelle prime fasi, nei primi periodi di attività. E deve essere in grado quindi di seguire tutte le norme igienico-sanitarie che sono obbligatorie per chi pratica questa professione. Salve, mi chiamo Manuele Loreno Moda, sono il docente del corso di piercing dell'Istituto Enrico Fermi di Perugia e abbiamo fatto il corso quest'anno, nel 2013, per l'abilitazione professionale dei piercer tatuatori.
Il corso serve per avere la qualifica professionale di piercer tatuatore, una cosa molto importante in quanto è una professione che sta nascendo e si sta evolvendo anche in questi ultimi anni ed è molto importante. Molti giovani si stanno avvicinando a questa professione. Ritengo che questo corso sia fondamentale per gli allievi e gli studenti per avere delle basi di anatomia e dermatologia che gli permetta di poter eseguire questa pratica di tatuaggio e piercing senza recare danno ai loro clienti, alle persone che poi si rivolgono a uno studio professionale. La pratica del piercing e del tatuaggio alla fine è un'arte, una pratica antichissima, ha origini antichissime. Da quando c'è l'uomo, bene o male, è nata questa pratica. L'uomo ha sempre, come dire, modificato, cercato di abbellire e decorare il proprio corpo. E poi ci sono stati dei periodi storici magari in cui questa pratica è stata offuscata volutamente o meno, ha avuto periodi di decadenza o di splendore. Adesso è ritornata, come dire, un pochino in auge e sta tornando alla ribalta, ecco. Adesso qualcuno definirebbe, secondo me erroneamente, poi di moda, perché una moda è una cosa passeggera, essendo una pratica millenaria non si può definire moda, è una cosa che è dentro di noi, che fa parte di noi, sono desideri del profondo di modificare il proprio corpo. E quindi mi sembra giusto, come dire, far sì che questi ragazzi riescano a fare questi lavori senza, appunto, in maniera tranquilla, senza arrecare danni. Ecco. Abbiamo affrontato durante il corso la storia del piercing, quindi le origini, da quello che noi conosciamo, di quello che noi sappiamo delle origini del piercing, documentate, teoriche o leggendarie. Poi siamo andati ad affrontare la teoria delle pratiche, dei vari tipi, delle varie tipologie di piercing che ci sono. E poi abbiamo fatto una parte pratica, che in maniera tale da far capire ai ragazzi come devono eseguire a livello pratico un piercing, quindi la preparazione del lavoro, la preparazione degli strumenti, una particolare attenzione all'igiene, perché comunque uno può anche magari fare qualche errore, diciamo, non dico tecnico, ma fare un piercing non proprio dritto o un tatuaggio che non sia al massimo della bellezza, ma l'importante è non arrecare danni alla salute delle persone, visto che anche il nostro lavoro è stato spesso attaccato e un po' denigrato anche ingiustamente a volte da varie persone, insomma, anche che magari non avevano neanche una buona e profonda conoscenza di quello che noi facciamo. Ho iniziato questa professione nel 2002, me l'ha insegnata, sono stato allievo di una bravissima ragazza, Francesca, che mi ha accompagnato nei primi 2-3 anni, diciamo, del mio lavoro, mi ha dato tutta la sua esperienza quindicennale e ho lavorato i primi anni a Bologna. Dopodiché ho lavorato per un breve periodo in Grecia, poi un periodo di 4-5 mesi, poi sono tornato in Italia e ho aperto il mio negozio qua a Perugia. È stato un po' mi sono avvicinato a questa professione quasi per caso, fondamentalmente. Non ho avuto la passione sin da bambino come alcuni, ma è nata per caso. La mia, appunto, compagna faceva questo mestiere e ho avuto la curiosità di provare, e dal primo piercing, l'emozione che mi ha dato questo primo piercing è stato un qualcosa di unico. Nessun altro lavoro mi aveva mai dato una scarica di sensazioni, emozioni così forti, anche uno scambio con il cliente stesso che riceveva il piercing. E da lì in poi, ecco, ho smesso di fare tutt'altro e mi sono dedicato al piercing. Ho avuto la fortuna e ringrazio Nicola Vernizzi, che era questo tatuatore di Parma e Bologna, che mi ha accolto nel suo studio e mi ha fatto fare, appunto, i primi 4 anni da lui, e lì ho, come dire, mi sono pian piano evoluto. E poi, dopo, quando è arrivato qua a Perugia, ho continuato la mia esperienza, affinato un pochino le tecniche. E abbiamo sperimentato anche parlando, è bello poi anche parlare con i miei colleghi, ognuno ha una sua teoria, un suo modo di lavorare, alla fine fai un insieme di queste teorie, di queste tecniche, vedi quello che c'è di buono e trovi il tuo stile, il tuo modo di lavorare. Trovo affascinante questo connubio tra il metallo e l'uomo, fondamentalmente, anche perché rispecchia quello che poi è la nostra società. Noi viviamo grazie al metallo, viviamo in case di metallo oltre che pietra, ma il metallo è una componente fondamentale della nostra vita. Il fatto di, come dire, inserirla nel proprio corpo è una cosa molto strana e magica, diciamo, anche. E poi può piacere o non può piacere a livello estetico, però questo è un altro discorso ed è personale. We'll be right back.
La tecnica che abbiamo analizzato, che ho passato ai ragazzi, è la tecnica dell'ago diretto. A differenza dell'ago canula, ci sono due modi per fare i piercing fondamentalmente. Si usa o un ago canula, che è un ago con una cannuccia di plastica intorno, che viene usato anche in ambiti ospedalieri, e poi l'ago da piercing in realtà è un po' diverso, almeno per quello che credo io, è senza cannuccia di plastica, è una tecnica un pochino meno invasiva a mio avviso, poi c'è chi la pensa diversamente, e abbiamo studiato questa tecnica qui dell'ago diretto, la tecnica inglese-americana. E i ragazzi si sono trovati molto bene, e sono stati contenti da quello che ho visto io del corso. E c'è chi era più appassionato di tatuaggi, chi più di piercing, però hanno tutti recepito quello che era importante recepire. Ho deciso di prendere con me due ragazzi del corso per fare uno stage. Ritengo che sia fondamentale alla fine di un corso teorico e anche pratico far sì che i ragazzi per qualche mese, almeno per un anno, minimo 6 mesi, un anno, stiano a fianco a una persona che magari lavora già da tempo, perché in maniera tale da capire effettivamente poi com'è il lavoro. Il corso ti dà delle basi ottime per iniziare a fare questo lavoro, ma uscire dal corso e iniziare subito a lavorare sui clienti senza avere a fianco un operatore un pochino con più esperienza è un passo un po' azzardato. Quindi ho preso questi due ragazzi con cui avevo già parlato in passato, adesso mi stanno seguendo qua allo studio e saranno con me 6 mesi, un anno, a seconda del tempo che gli serve per imparare. Quando saranno pronti poi faranno i loro primi lavori sui clienti da soli. E li vedo molto bravi, attenti, hanno molta passione, che penso che sia una cosa fondamentale, la passione. C'è molta gente che si avvicina a questo lavoro perché attratta anche un po' per il personaggio, il ruolo che ha il piercer tatuatore nella società di oggi, o anche perché magari si fa delle idee del tatuatore piercer che è, come dire, un lavoro molto remunerativo, ma secondo me è la cosa che farà andare avanti bene le persone. Un bravo professionista si riconoscerà poi negli anni per la passione che mette nel proprio lavoro. Se non c'è passione, una persona non cresce, un professionista non cresce, si ferma a un livello di sufficienza e lì si ferma, perché farà lavoro a livello teorico sufficiente per poter, come dire, continuare ad andare avanti, ma quello che fa poi scattare la molla e far sì che una figura diventa brava veramente a lavorare è la passione che mette nel proprio lavoro. Quindi consiglio a tutti, se non avete la passione non fate questo mestiere, e una volta che la passione muore, fermatevi, lasciate spazio a chi ne ha di più e chi ancora la deve coltivare. Finisce qui anche questa puntata di Studenti al Lavoro. Nella prossima puntata parleremo del trucco con la professoressa Petroni dell'Istituto Enrico Fermi di Perugia. Non mancate, sempre su TAF Channel, canale 836 di Sky.